Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già capito, abbiamo un video haul di Shein, che sono i miei video preferiti da filmare. Mi sono arrivate tantissime cose super carine che non vedo l'ora di farvi vedere. Alcune le ho già provate, ma le riproviamo insieme per capire un po' cosa ne pensiamo. Questo video è in collaborazione con il brand, sapete che sono sempre felicissima di lavorare con loro, ma che do sempre le mie opinioni personali a riguardo. Se qualcosa non mi piace, ve lo dico chiaro e tondo come al solito. E mi hanno dato un nuovo codice sconto che vi metto qui sullo schermo, è per avere il 15% di sconto extra su tutti i siti, non solo su quello italiano, ma comunque vi metto tutti i dettagli anche qui sullo schermo e sotto nell'info box. Oltre al codice sconto troverete anche la lista di ogni singolo capo di abbigliamento che proviamo in ordine, perché so che sono difficilissimi poi da trovare. Lo so com'è. Niente, direi di fare come l'ultima volta in cui provo i vestiti e vi dico che cosa ne penso proprio mentre li ho su, così vi faccio vedere ogni singolo dettaglio e direi di cominciare. Abbiamo l'outfit numero 1, noterete che questa maglietta è già sporca perché l'ho indossata sabato per andare a Como. In realtà ho indossato proprio questo esatto outfit. Abbiamo top di questo colore terracotta che a me piace tantissimo e questo pantaloncino qui a vita molto alta. Allora, per quanto riguarda il pantaloncino, mi piace tantissimo il colore S. Sarà comodo, però non so, l'ho detto anche a Fede, secondo me mi fa un po' difetto qui. Non lo so, ho avuto questa impressione, non so, quindi non sono convinta al 200%. Il top mi piace veramente da matti, mi piace il colore, mi piace la forma, mi piace il fatto che non sia comunque troppo tagliato, troppo corto. Questi mi piacciono anche abbinati insieme, l'unica cosa è il pantaloncino. Non so, mi sembra che faccia un po' di difetto. Il top secondo me è approvato, il pantaloncino non lo so, non sono troppo convinta, ecco. Ora abbiamo un set di canotte fatte nello stesso identico modo di questi quattro colori, quindi questo beige, bianca, nera e questo colore qui, che è anche molto carino. Il mio preferito comunque fra i quattro è questo qui. La forma è perfetta, soprattutto appunto con i pantaloni vita alta. Tra l'altro, ignoratemi, non sono ancora andata al sole in questo periodo perché sto facendo il trattamento di luce pulsata, quindi non posso prendere il sole e sono praticamente dello stesso colore del muro tra poco, però vabbè. Questi top sono meravigliosi, veramente bellissimi, li sto usando anche per stare in casa. Non sono super aderenti, penso che riusciate a vedere, sono abbastanza molli, diciamo. E però sono veramente stracomodi, appunto c'è anche in bianco, poi questo marroncino un po' più freddo, diciamo, tortora credo. Non so, io ogni volta che non so il colore dico tortora. Non so voi, ma per me funziona così. E nero. Questi sono fantastici, sia per uscire sia per stare in casa, comodi, non tengono caldo, sono bellissimi. Secondo me questi qua li sfrutterò un sacco veramente quest'estate. Ecco, questo qui è uno dei pochi che non avevo ancora provato. È un body sempre color terracotta. Io sono fissata con questo colore, vedrete un sacco di cose di questo colore, ma vabbè. Appunto, come vi dicevo, è un body, è un tantino molle. Cioè, non so, non sta su benissimo. Mi piace la forma, mi piace il colore. È un po' trasparente, penso che si noti. Dietro allo scollo a V. Non so, magari con un jeans a vita alta starà meglio, però vedete che la spallina è un po' molle, ok? Va tirata tantissimo dietro. Non sono al 100% convinta. Allora, sicuramente non li abbinerei insieme. Il top è sempre un body, ha soltanto una spalla, mi piace tantissimo, ovviamente non con il reggiseno bianco ma con il reggiseno nero. La gonna, non lo so, mi piace ma non con il body, cioè non mi piacciono insieme. È un filo trasparente quindi per forza sotto il reggiseno nero, non bianco perché altrimenti si vede subito, ma vabbè, quello è abbastanza palese. Mi piace il fatto che sia tagliato in questo modo qui, trovo che sia una di quelle cose casual ma comunque un filo eleganti, diciamo. Però appunto con la gonna insieme non mi piacciono, ecco. La gonna non lo so, forse perché non sono abituata a vedermi con il leopardato, può essere. Secondo me abbinata con un'altra cosa ci sta, perché comunque è abbastanza lunga, non esce assolutamente niente, cioè oddio non è lunga perché comunque arriva qua, però non è neanche cortissima, quindi si può mettere tranquillamente, è comoda, abbastanza ampia. La forma mi piace da morire, ma non sono troppo convinta di questo leopardato, cioè secondo me devo trovare solo l'abbinamento. Oh, secondo me è molto meglio, no? È uno dei top che vi dicevo prima.
Meglio perché così è semplice sopra e sotto c'è questa stampa. Ha senso quello che dico? Secondo me è più carino. Abbinato così mi piace molto di più. Ok, ho trovato la soluzione. Beh, dai, carina. Come forma preferivo quella leopardata. Però anche questa ci sta. Questa secondo me con il top bianco. O comunque con una canottiera bianca. Carina, con il sandaletto. Anche solo per andare a prendere un gelato, per andare a fare una passeggiata. Bella, mi piace. Diciamo che tirata su a vita alta è comunque un filino corta, nel senso che se ci si siede c'è un po' un rischio, però il tessuto mi sembra molto leggero. Non credo che sia trasparente, almeno spero tanto di no. No, questa è carina, questa è veramente molto carina. Io difficilmente trovo delle gonne che mi piacciono, ma questa mi piace tanto. Poi appunto io gonne così, fatte in questo modo, larghe, leggere per l'estate, non ne ho. Infatti quando ero sul sito ho pensato di prenderle. Tra l'altro, sapete una cosa? Mi sono accorta di non avere nessun pantaloncino corto per stare in casa. Cioè, quelli classici della tuta, semplicissimi, non ne ho neanche uno. Ho soltanto i jeans corti, pantaloncini corti, gonne, ma zero veramente. Oppure ho le tutine intere, però per stare in casa la tutina intera. Cioè, ogni volta che devi andare in bagno devi spogliarti completamente. Non sono proprio il massimo della comodità, quindi devo rimediare un paio di pantaloncini corti da qualche parte. Bene, sono impossibilitata a chiudere questo vestito completamente perché non c'è nessuno che mi può dare una mano e bisogna tenerlo super aderente, altrimenti non si chiude. Non si chiude. Vabbè, comunque penso di odiarlo. No, odiarlo no, dai. Lo odio. Ce ne sono un paio che secondo me saranno orribili. Ve lo dico tra poco arrivano e sono secondo me orribili. Inizialmente appena l'ho messo su sembrava un sacco di patate, a parte che qui è completamente aperto perché non riesco a chiuderlo da sola, quindi se non avete nessuno che può aiutarvi, o magari la mia cerniera che è difettosa, una volta chiusa penso sia un pochino più aderente, non è così male. Poi ovviamente vabbè io sulle spalline del reggiseno metterei un reggiseno senza spalline, però non è così male, dai. Cioè, calcolate che comunque è aperto, quindi questa parte sarebbe più in su. No, dai, non penso sia effettivamente così tanto male. Adesso vi faccio vedere uno di quelli brutti. Preparatevi perché secondo me è proprio. Scherzo, ovviamente. Io credo che questo sia letteralmente orrendo. Tralasciamo il fatto che a me non piacciono tutte le margheritine così, però vedendolo sulla modella ho pensato, no, dai, carino. È strettissimo qui. Segna qualunque cosa, cioè vedete, o non avete neanche un chilo addosso e allora va giù perfettamente, o se no così io letteralmente non riesco a camminare perché qui sui fianchi è proprio strettissimo. Penso che facendo un passo sbagliato potrei aprirlo. E oltretutto è anche trasparente, non mi piace affatto come veste su di me, ma è anche completamente trasparente, quindi per me questo è proprio bocciato. Passiamo al prossimo. È meglio perché la mia autostima sta andando così. Ok, ora abbiamo una tutina che a me piace tantissimo, infatti l'ho indossata sabato sera, li ho tutti lavati, tutti stirati venerdì e poi sabato ho iniziato a indossarli, anche perché quando ci sono dei vestiti nuovi in casa subito devo indossarli. Non so, ditemi che anche voi siete così. Questa è una tutina intera con il pantaloncino. È corta, quindi dovete un attimo farci attenzione. Io l'ho messa appunto sabato sera con dei sandaletti col tacco per andare a fare l'apericena e è comodissima. Poi col tacco, secondo me, allungando anche le gambe, cioè proprio veramente, veramente bella. Mi piace un sacco questa qui. Volendo si può mettere anche quei sandaletti con le All-Star, volendo, qualcosina di un po' più semplice, però appunto è proprio corta, quindi vi consiglierei di indossarla o se non dovete proprio sedervi, oppure se passerete tutta la serata sedute, tipo come me che ho messo appunto i tacchetti, siamo andati alla pericena, ci siamo seduti, abbiamo mangiato e poi abbiamo fatto una passeggiatina, però non sentivo di avere niente di fuori, però insomma quando vi sedete vi alzate dovete un attimo sistemarvi. Mi piace un casino la forma, mi piace un casino il colore. Mi piace veramente tantissimo, come vi dicevo ci sono un sacco di cose color terracotta in questo video, potrebbe essere il video all terracotta, veramente molto molto bella, questa ve la raccomando tantissimo, penso che la userò
davvero tanto. Molto bella. Adesso passiamo a un'altra nota dolente, all'altra cosa che però non l'ho ancora provata, quindi potrebbe anche salvarsi. Vedendola così... per me no, ma proprio no. Salvatevi da questo acquisto, perché sembra veramente un pigiama e anche la forma è completamente sbagliata. C'è qualcosa che non... Cioè, perché la spalla finisce qui? Allora, io sto vivendo nella speranza di trovare un'altra cosa simile a questa qui che avevo preso sempre su Shein, che è la mia tutina, il mio outfit più utilizzato in assoluto del 2019, perché nel 2020 comunque non siamo usciti più di tanto, comunque anche nel 2020 l'ho sfruttata, credo nel 2020... No, nel 2019, perché mi ricordo che la indossavo tantissimo e forse l'ho portata anche al mare. Questa veramente è stupenda, non penso sia ancora in vendita, ma l'ho usata tantissimo. Mi sono fatta aggiungere un bottone da mia mamma qui per tenerla un po' più chiusa perché era molto scollata, però veramente non penso di aver mai usato qualcosa più di questa, e appunto sono alla ricerca di qualcosa di simile, ma non credo che questo sia il caso. Con questa qui non avrei assolutamente alcun problema, se non fosse che letteralmente non posso alzare le braccia perché è talmente corta che veramente non posso alzare le braccia. Si tira, vedete come si tira su tutto? È un peccato perché il colore anche mi piace un sacco, mi piace la forma, mi piace tutto, però è cortissima, cioè questa non posso indossarla se non al mare. Cioè probabilmente, sapete cosa, posso usarla come tipo copricostume quando si va tipo dall'hotel alla spiaggia o dalla spiaggia a mangiare, a prendere un panino al bar a pranzo, giusto per avere su qualcosa di carino, decente, ma comunque non ci posso assolutamente uscire qua in giro perché non, cioè non ho veramente mobilità. È davvero, è proprio cortissimo. Comunque vi faccio vedere i costumi che ho preso, però non li indosso perché mi vergogno, lo so, mi vergogno, cosa vi devo dire? Anche io sono una ragazza normale come voi, non so cosa dirvi. Ve li faccio vedere così come sono, vi metto la foto della modella perché tanto lei non si vergogna. Questi qui non li ho ancora provati, li ho già lavati ma non li ho ancora indossati. Comunque questo qui è arancione fluo con la V con tutti i diamantini tipo, e con lo slip con i fili, che penso sia un po' a vita alta, però appunto non li ho ancora provati. E solitamente io mi trovo bene con i costumi di Shein. Poi, per mia esperienza personale, io non sto più prendendo quei classici costumi che sono bellissimi da vedere, che hanno per esempio magari qui un filo o che sono tutti intrecciati, perché ogni singola volta li prendo, li indosso, vado al mare e poi mi scotto proprio con il segno del filo e mi resta proprio quella abbronzatura per tutto l'anno. Devo poi andare a fare per forza l'autoabbronzante perché sennò non, cioè non va via, e quindi non li prendo più, prendo sempre questi costumi semplicissimi. Ma questo come farà a stare su? Ma questo non ha fili. Ah no, va proprio solo infilato, quindi se non è stretto aderente si rimane fregate. Cioè non è regolabile in alcun modo. Questo qui sì, la parte sotto sì, ma la parte sopra no. Non è una grande idea. Poi ho preso questo qui rosa che mi sembra molto carino, ha le spalline regolabili e dietro non è regolabile, però quindi va un po' a fortuna, o in alternativa bisogna stringerlo per forza. Io per fortuna ho mia mamma che è molto brava a cucire, quindi quando ci sono queste cose poi vado sempre da lei. E lo slip mi sembra parecchio a vita alta. E infine ovviamente non può mancare il color terracotta. E qua ci vuole la foto della modella per comprendere bene come si è fatto. Tra i tre questo mi sembra quello più bello, sia per il colore sia anche per la forma. E questo qui lo slip. L'unica cosa, il tessuto di questo costume è... non è il tessuto di un costume. Cioè sembra il tessuto di una maglietta usata per fare un costume. Non so come spiegarvelo, vedete che questo è fatto così come un costume classico. Questo invece è proprio solo tessuto. Quindi quei costumi sono stata veramente sfortunata. E anche oggi siamo giunti al termine del nostro video. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che ci sono qui sotto i vestiti in ordine e il codice sconto se vi dovesse interessare qualsiasi cosa. Niente, vi ringrazio tantissimo per la compagnia e per il supporto soprattutto, e spero tanto di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!